anni, pur essendo delle persone estremamente giovani, hanno anche più disponibilità di tempo e quindi trovarsi, di aggregarsi, di operare anche a favore poi di profitti, di persone più o meno della propria fascia d'età, ma anche a favore di persone più giovani o della gioventù. Bene, questa è l'idea ed è stata portata avanti. Qualcuno si chiederà perché non si è voluto attuare altre iniziative come quelle descritte in precedenza. Innanzitutto, secondo certi canoni, certi parametri, diventava inattuabile perché davvero gli spazi richiesti per un ricovero o per la struttura stessa di un centro di anziani era un qualcosa di difficilmente sostenibile dalle finanze di una piccola comunità come la nostra. L'importante però era creare qualcosa davvero a disposizione di questa fascia di età, perché potete condividere l'idea o meno, ma io penso che ci sono degli spazi, quali sono magari i bar o i circoli, che ad alcuni sono veramente piacciono, quindi possono essere utilizzati. Altre persone invece non si sentono magari di partecipare ai giochi o ai incontri in questi luoghi e preferiscono magari altre località che magari non sono proprio completamente a norma o vigenti o cose di questo tipo. Io vorrei davvero che tutte queste persone si potessero ritrovare in questo centro, perché gli spazi sono tanti e sono completamente a loro disposizione. Vedrete poi anche come è strutturato, anche se adesso gran parte dei locali sono occupati dei tavoli per il pranzo. Immaginatevi vuoti e completamente disponibili ad ogni attività. Attività che è libera, perché è vero, l'amministrazione metterà a disposizione in un primo tempo un animatore, però deve essere un qualcosa davvero di libero, di gestibile dalle persone che non più ormai abituate a timbrare il cartellino, certo non devono venire a timbrarlo in un centro sociale di questo tipo. Io davvero mi auguro che questa libertà possa dar modo a queste persone di sviluppare la loro fantasia e con il loro impegno e di creare attività davvero bellissime che possono essere condivise da tutti. Ora passerò davvero a ringraziare tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questa opera. E voglio fare un salto indietro nel tempo, perché lo vedo più presente, sindaco, io lo chiamo sindaco Bianchi, in quanto per tanti anni è stato sindaco della nostra comunità e ad onore lo sarà sempre. Lui con la sua amministrazione ha provveduto ad acquistare questa struttura ed è stato il via per poter poi arrivare a questa ristrutturazione. Ringrazio anche l'assessore Deli che è stato assessore nel momento in cui si è pensato di ristrutturarlo e di dare questa destinazione. Sono contento di aver potuto ringraziare anche gli autorità, gli assessori dei paesi a noi vicini che hanno voluto onorarci con la loro presenza. Io e tutta l'amministrazione e spero della collettività va ai componenti della commissione anziani che ha collaborato affinché questo centro potesse partire e a questa lavorazione. Vi assicuro che ci ha lasciato tanto solo per mettere tutti i loro nomi per metterlo in queste condizioni e a loro per avere un grazie nostro. Grazie anche a voi che siete intervenuti fino adesso. Lascio la parola all'assessore Giannati, mi auguro che davvero sia qualcosa che torni a vantaggio della nostra comunità e che dia modo alle persone di oggi, alle vere persone, non solo di divertirsi ma di rendersi utili al proprio paese. Grazie ancora e buona continuazione. Adesso lasciamo la parola alla scuola elementare, i ragazzi della quarta A e B della nostra scuola elementare che presenteranno la mostra che hanno organizzato e lo studio sul nuovo centro. Prego gli insegnanti.
scritto e documentato le varie fasi del lavoro. Tutto il nostro lavoro è stato sintetizzato in alcuni cartelloni che vi invitiamo a leggere e a vedere. Noi abbiamo anche un desiderio da esprimere e speriamo tanto che grazie alla vostra buona volontà possa essere al più presto realizzato. Ci piacerebbe che le vostre esperienze, le vostre conoscenze di anziani sovietesi venissero messe a nostra disposizione. Basterebbe, per esempio, che organizzate i festival locali per noi bambini dei semplici corsi di giardinaggio per insegnarci a curare le piante, dei corsi di pittura, se tra voi c'è qualche esperto pittore, dei corsi di ricamo o di maglia. Noi parteciperemo molto volentieri ai vostri corsi e ci offrirete sicuramente un'esperienza migliore di quella di trascorrere il pomeriggio davanti alla solita TV. L'amministrazione deve riconoscere il lavoro svolto da questi ragazzi, poi potrete leggere i cartelloni e così seguire la storia del nostro edificio. Ora invitiamo i bambini per la loro targa. Le parole di aiuto sono scritte contrariamente al segno sindaco perché è l'ospitale, quindi non è parola, perché poi fa bene. È significativo per noi oggi inaugurare questo nuovo centro assegnato alla libera aggregazione con la presenza degli alunni delle classi quarte elementari della nostra scuola. Ci hanno fatto ripercorrere sotto l'autorevole guida delle loro insegnanti la storia, le motivazioni, le esigenze che hanno portato alla costruzione prima e poi alla ristrutturazione di questa struttura destinata alla comunità sovietese. Centro polifunzionale, la parte superiore per l'aggregazione giovanile, già attiva dal mese di ottobre e durante la prossima primavera presenterà i propri programmi e le attività. Quella inferiore, che da oggi entra in funzione, destinata agli anziani. Siamo da qualche tempo portati ad associare il binomio anziani uguale problema, come opinione precostituita, che ci assale ogni giorno. Laddove gli anziani appaiono come una categoria inerte che grava sulla società, che sottrae mezzi economici, risorse e possibilità di miglioramento. Questa è una visione distorta che deve essere una benedizione e una conquista. Se oggi si vive più a lungo, se l'aspettativa di vita si è considerevolmente allungata, è perché nel secolo appena trascorso sono stati risolti o limitati una parte consistente di quei problemi che portava alla cosiddetta selezione naturale. Il sindaco può avere malattie di diverso tipo, per le quali poi erano sconosciuti i rimedi. L'esistenza in questo periodo storico di un numero significativo di giovani pensionati rappresenta inoltre anche per la comunità sorbiatese un'occasione importante per orientare queste persone ancora interessate a una vita partecipativa verso un impegno sociale di notevole rilevanza. Sono proprio questi principi fermi e queste considerazioni che hanno spinto e motivato l'amministrazione comunale
a reperire le risorse finanziarie del bilancio per la ristrutturazione di questo centro. La vostra presenza numerosa oggi conferma ancora una volta la necessità, il bisogno e la voglia che avete di recuperare un'anzianità utile a voi, ma soprattutto preziosa per la nostra comunità. Le attività e i programmi che presenteremo poi durante il pranzo. Voglio anche ringraziare tutti i componenti della Commissione Anziana per il proficuo lavoro svolto nell'impostazione del centro e l'organizzazione di questa giornata universale. La parrocchia, le associazioni, il personale degli uffici comunali per la collaborazione prestata. Un ringraziamento particolare alle insegnanti Ferrioli, Maccarelli e Tomasini e agli alunni della classe quarta elementare che hanno allestito la mostra per questa occasione. E ora, bambini, invertiamo i ruoli. Prima erano i nonni che accompagnavano i bambini all'asilo, adesso accompagnate voi i nonni all'asilo. Prego, signor Sindaco, perché per molti sono presenti.
questo ci serve per poter raccogliere un numero di persone, per poterle convocare e portarle a formare l'eventuale associazione anziani. L'associazione che dovrà creare uno statuto, dovrà trovare delle persone disponibili, un calma, non c'è nessun impegno, uno dice ma io devo andare a impegnarmi, non c'è nessun problema, non drammatizziamo perché non ne vale la pena. Le iniziative che da martedì, domani purtroppo dobbiamo un po' sistemare, pulire più che altro, no? Dare la possibilità di pulire, da martedì il centro è aperto, la commissione ha proposto di aprirlo dalle 14 alle 18, ciò non toglie che ci sono, cioè se ci sono persone disponibili, dicono io mi incarico di chiuderlo alle 19 perché non ce lo stiamo protraendo la giornata o la partita, va bene, uno si incarica e dice apro e chiudo io, cioè ci sentiamo tutti responsabili perché ricordatevi, tutto quello che c'è dentro qui non è mio, né del signor sindaco, ma è nostro, quindi va tutelato, no? Perché sono stati spesi dei soldi e non da poco. Quindi ci sarà un animatore, cioè una figura professionale consola, per 2 ore al giorno che cercherà di capire, recepire tutte le problematiche che possono avere gli anziani per portarvi a costituirvi in associazione. Mi si diceva prima nell'altra sala, ma noi possiamo organizzare il sabato grasso? Ma noi non mettiamo nessun divieto. Se sabato prossimo volete organizzarvi tra voi, venga. Noi non abbiamo nessun problema. Dite, siamo una cinquantina di persone, vorremmo. C'è una persona che fa da referente per aprire e chiudere questo locale, lasciare in ordine, no? Cioè, siamo tutti tra gente adulta, quindi la saggezza, come diceva Don Luciano stamattina, l'avete raggiunta, anzi dovete diffonderla, quindi mi sembra. E così ci porteremo a costituirci in associazione. Poi l'orario, i tempi, le modalità di funzionamento di questo centro dovrete dettarli voi come associazione. Se riuscite a trovare 10 persone che sono disponibili, va bene, li avete trovati. Adesso non createvi grossi problemi. No? Volete tenerlo aperto la domenica pomeriggio perché giustamente si dice possiamo trovarci perché va bene. Per noi non c'è nessun problema, l'amministrazione comunale ha già disposto il pagamento di quanto riguarda tutte le utenze, quindi non c'è nessun problema. Se poi ci sono manifestazioni o attività da organizzare all'interno del centro, se compatibilmente, sempre con le esigenze dei bilanci, però su questo non mettiamo mai il veto, solitamente si possono andare incontro a certe attività. È logico che la passeggiata degli anziani, va bene, anche per quest'anno la faremo ancora, o no Mario? La faremo a maggio. Quella di ottobre però può partire per conto suo, direttamente dal centro anziani, no? Anche lì parlandone con l'amministrazione comunale. Le attività che ci sono, come è strutturato il centro, la sala blu è una sala di conferenze, una sala di svago, multifunzionale c'è scritto sulla sala, no? Sull'ingresso, quindi qui può essere fatto benissimo. Qualsiasi attività, volete fare psicomotricità perché alcuni anziani hanno bisogno, se è un numero esiguo, contatterete per quanto, io vi sto buttando lì degli esempi, contatteremo insieme persone qualificate e si fanno queste attività. La sala gialla è attività di laboratorio, lo sapete meglio di me, lo leggete sulle riviste che l'attività manuale, specialmente per gli anziani, facilita e agevola la formazione dell'osteoporosi, si devono organizzare, si vogliono organizzare questi corsi, va bene. Uno non vuol fare niente, vuol solo leggere, alla sala lettura. Uno vuol solo giocare e vedersi alla sala TV, cioè girate il centro, lo vivete, no? Non da ultimo c'è questo immenso giardino qui fuori, i lavori partiranno nei mesi di maggio, giugno,
per la sistemazione, abbiamo già deliberato 70 milioni per la sistemazione del giardino fuori, ci sarà un campo bocce, ci sarà tutto pavimentato e insomma, il progetto poi ve lo faremo avere e visionare. Quindi è un'associazione che deve crescere come siete cresciuti voi come numero oggi o in questi giorni vedendo l'adesione a questo pranzo e a questa inaugurazione. Niente, non vi voglio più tediare, dopo pian piano girate, se vi interessa, presso la segreteria vedrete, cioè vi faranno alcune domandine proprio per verificare quali sono le possibili esigenze per ciascuno di voi e poi si può benissimo fare di tutto. L'amministrazione nella mia persona è disponibilissima a tenere i contatti con voi o con qualcuno referente e quindi siamo qui a vostra disposizione per qualsiasi iniziativa, per qualsiasi esigenza ci fosse per questo centro. Un'altra iniziativa è questa. Nel mese di marzo partirà il servizio della distribuzione dei pasti per gli anziani. Ogni anziano. Silenzio. Allora, l'anziano che avrà questa necessità o bisogno di trovarsi un pasto caldo pronto a mezzogiorno, contatterà l'assistente sociale, in questo caso, e poi con le modalità imbastiremo il discorso della prenotazione e tramite l'impresa che abbiamo a disposizione, abbiamo già contattato, ci potrà essere o il trasporto diretto a casa, al proprio domicilio per quanto riguarda il pasto, oppure se l'esigenza è di tanti, può essere consumato all'interno del centro e quindi vabbè, verrà portato qui. No? Chi ha questa necessità, questi bisogni, li manifesti alla commissione poi dopo. Quindi vedete che ci siamo adoperati per il prezzo è popolare, non andiamo alle 20.000 lire per pasto perché giustamente sennò uno deve fare poi i calcoli alla fine del mese, però c'è chi ha questa necessità, non ha voglia, non ha la possibilità, dice vabbè io vorrei usufruire di questo servizio. Io vedo qui la signora Rampinini, ringrazio già in prima persona, il signor Saporiti è forse il migliore che abbiamo avuto qua dentro e quindi poi lo riconosceremo. Mi sembra di aver detto tutto, se ho dimenticato qualcosa lascio la parola al signor sindaco, se no passiamo direttamente alla riconoscenza ad alcune persone. Allora, siccome siamo in casa degli anziani è giusto che premiamo per primo, e qui vorrei il commento del signor sindaco, premiamo per primo una persona anziana. Ma io non la definirei proprio una persona anziana, ma la definirei una persona davvero tra le più giovani che abbiamo avuto modo di conoscere, specialmente per lo spirito che in tutti questi anni ha dimostrato nell'organizzare tantissime attività, non solo per gli anziani ma anche per l'intera popolazione solbiatese, attività culturali, ricreative di ogni genere. È una persona che è davvero infaticabile e io davvero lo ammiro e lo invidio, perché vorrei tanto tra qualche anno poter essere come lui. E questa persona la conoscete tutti perché è da anni che mi segue e davvero, anche se mantenendosi sempre in ombra, non apparendo mai, ma fa un lavoro enorme e continuo. E io adesso mi accingo a dire il nome, ma forse è superfluo, perché infatti il signor Mario Saporiti è tutto questo. È una davvero la più grande riconoscenza con tutto il cuore che possiamo dimostrare, e questo è solo un piccolo ricordo, un piccolo segno che come amministrazione abbiamo voluto dare, davvero un piccolo grazie che non potrà mai ricompensare tutto quello che ha fatto per noi, per la nostra comunità. Grazie ancora, grazie. Grazie.
Ha recepito il messaggio. Ha recepito il messaggio. Bravo Mario. Ecco, lo ha ricordato stamattina, quindi ci sembra doveroso riconoscere anche qui. Io stamattina l'avevo un attimino introdotto perché tante cose che comunque abbiamo oggi sul nostro territorio, anche chiaramente un'eredità che per me ha facilitato notevolmente, specialmente nei primi anni, la mia attività da sindaco. E questo è sempre un piccolo riconoscimento che l'amministrazione vuole dare al, io continuo a chiamare sindaco, Giovanni Bianchi. Ha fatto quest'anno di amministrazione, soprattutto per aver avuto la lungimiranza nell'andare ad acquistare questo immobile, prevedendo appunto un utilizzo poi a questi scopi che oggi si sono attuati. Grazie. Penso che di parole ne hai già spese tante l'assessore, poi la gente si stanca a continuare a sentire, la gente vuole vedere funzionare le cose, no? E noi come amministratore, quando ero amministratore di questo comune, mi sono dato da fare per recuperare questo immobile che praticamente andava, se non diciamo demolito quasi, avendo costruito la nuova scuola materna, quindi non aveva più senso mantenere in funzione questo stabile. Allora abbiamo pensato come utilizzarlo. La difficoltà è, perché poi pensare vuol dire aggiungere soldi in bilancio, chiedere alla gente soldi, perché poi i soldi che spende l'amministrazione sono soldi di tutti noi, no? Nessuno li inventa, quindi o arrivano tramite le tasse, tramite lo Stato, sono soldi nostri che penso che li abbiamo spesi in un modo valido e questo lo potrete poi riscontrare nel prossimo futuro, se questo centro funzionerà come gli amministratori hanno pensato. Adesso il funzionamento è dato alle persone che praticheranno questo luogo, sia i giovani per la parte superiore, sia gli anziani per questa parte. Mi auguro che le scelte fatte dagli amministratori di allora e dagli amministratori di adesso diano un risultato positivo. Grazie. Un altro davvero piccolo riconoscimento è per un'altra persona che sempre in collaborazione con il sindaco Giovanni Bianchi ha coadiuvato l'amministrazione nell'arrivare a questa scelta e poi anche come mio assessore ha di fatto collaborato alla stesura e alla realizzazione di questo centro. Io ringrazio il signor Lauro Fedeli, ex assessore. Ringrazio l'amministrazione, mi ha colto un po' di sorpresa in realtà. Comunque io direi una cosa, questa struttura è stata voluta con una certa giunta della volontà, perché c'erano diverse indicazioni su destinare questo stabile. Siamo arrivati poi a definire una parte per i giovani, una parte per le persone anziane, proprio per avere anche assorbiato, come in altri paesi, un luogo di ritrovo, un luogo che deve essere un punto di incontro per la gente, dove si sviluppino al massimo quello che possono essere le idee della gente, quello che possa, che più di più buono abbiamo in noi. Pertanto io mi auguro che ci sia una forte adesione da parte di tutti quanti in quello che potrebbe essere il motivo organizzativo e poi il motivo che può dare delle indicazioni su quello che è la destinazione futura di questa struttura. Io vorrei spendere una parola per gli attuali amministratori. Sono riusciti a completare l'opera e a darcela in un modo molto valido e molto funzionale da quello che si vede. Si tratta da parte nostra di farla funzionare veramente. Grazie. In questo caso non sicuramente come grado di importanza, perché
perché anche questa persona ha svolto un lavoro veramente encomiabile, anche se non è direttamente finalizzato l'attività appunto del centro anziani, ma è sicuramente un gioiellino che io mi auguro possa rimanere alla comunità subiettesa ancora per tanti anni in quelle condizioni. Avete visto appena entrati quel meccanismo dove la meccanica è portata all'esasperazione, che tra l'altro è ancora funzionante, vedete che mantiene anche bene il tempo con quell'orologino che sta scandendo un po' questi primi attimi di vita del centro diurno anziani. Quello, perché penso molti di voi lo sanno, ma era il vecchio orologio che era posto sul campanile della chiesa del Sacro Cuore, orologio costruito nel 1909 e forse dove nella maggior parte dei casi non era presente all'interno delle abitazioni l'orologio, è quello che ha scandito la vita dei solbiatesi per interi decenni su quel campanile. È stato nel corso della ristrutturazione tolto, chiaramente era da anni uno stato di assoluto abbandono, quindi molto finito, e quindi non si pensava più di riuscire a rimetterlo in funzione. Con pazienza e tante ore di lavoro, il signor Mario Costaniero è riuscito a fare il miracolo, da buon meccanico, anzi da meccanico eccezionale che è, l'ha rimesso in vita, e vedete che è perfettamente funzionante, quello è davvero un gioiello. Pensate che è un meccanismo che ha quasi 100 anni e in quello stato io non me lo sarei mai potuto aspettare di rivederlo così funzionante. Anche in questo caso è un piccolo ringraziamento che l'amministrazione vuole dare al signor Mario Costaniero, che mi spiace che mi hanno appunto detto che non ha potuto essere presente qui in mezzo a noi, ma io voglio che davvero a questo grazie, e lo vorrei consegnare al figlio Andrea, se può venire qua, ma anche Mario, no, penso che c'è il figlio Andrea, e che avete fatto il papà in quest'opera meravigliosa, e voglio davvero che tutti noi facciamo sentire un grosso grazie e che lui lo possa portare al suo papà, perché ha fatto un'opera, la potete vedere, eccezionale. Grazie davvero. Bene, arriviamo alla fine, perché poi so che sono stancate, l'ho detto prima anche il sindaco Bianchi, quindi vabbè, riconosciamo. Una persona, è corretto, la ricordiamo, una persona che ha un po' più di anni, ma abbiamo scelto una persona a caso, poi pensate voi perché l'abbiamo scelta, una persona a caso per premiarla. La signora Ciotti Irma in Tagliaferri, può venire da noi per favore? Può venire da noi Irma? Aspettate una cosa? Penso che sappia apprezzare, se non avete capito, se no studiate il perché. È un enigma che vi lasciamo, no? È un indovinello troppo grosso. Grazie Irma. C'è un'altra persona che dobbiamo rivolgere. Grazie a lei. C'è un'altra persona che dobbiamo rivolgere, solo un applauso perché poi. Per lui è superfluo, c'è un certo signor Bianchi Luigi che dobbiamo salutare e omaggiare. Fate un applauso, poi bravo. A lui possiamo dire perché. Sono 88. Esatto, va bene. Altri cercate di capire. Ci sono due persone che, perdonatemi, dobbiamo riconoscere. Una è una signora che si chiama Paola, che ha lavorato tantissimo in questi giorni per preparare il centro. Paola Stevini, vede che vanno in cucina, sì, stanno dietro le quinte sempre. E la signora Paola Stevini, sto riconoscendo l'amministratore comunale. Fino a ieri sera alle 8:15 erano qui presenti per abbellire e graziare il centro. Grazie. Per tutte le altre donne,
parlare. Per tutte le altre donne, se tornano al loro posto, abbiamo un omaggio e poi adesso abbiamo finito. Quindi da martedì alle ore 14 il centro apre. Meditate, gente, non è una parola, una frase fatta, però studiate cosa potete e possiamo fare.